Buongiorno a tutti fratellini, bentornati come ogni venerdì ad un nuovo video. E parte la intro. Qua fa tipo wow, scivola le parti. Allora fratellini, oggi mi è arrivato questo pacco strafigo. Non so se vi è mai capitato da piccolini, io l'avevo fatto, se non sbaglio, alle elementari. Quando ti fanno colorare con i pastelli a cera colorati su un foglio, poi ti danno un pastello a cera nero, passi sopra tutti gli altri colori e con lo stuzzicadente, quando gratti, viene fuori un disegno tutto colorato. Questo è lo stesso principio di questi foglietti di carta. Si chiamano scratch paper, ok? Io vi lascio il link in descrizione se lo volete comprare. Non costano neanche tanto. Sono una bomba. Perché? Perché praticamente sono dei fogli così. Quindi sono dei foglietti rettangolari neri. Quando voi andate a grattarli con qualsiasi tipo di cosa, che sia il bastoncino che trovate dentro o una matita, una penna, qualunque cosa ritrovate in casa, diventano così. Quindi sotto è tutto colorato, quindi basta fare qualche riga per far uscire un disegno favoloso. Visto che siamo nel periodo di Natale, e io stavo ripensando l'altro giorno a quando ero piccolino, nel periodo di Natale, raga, io guardavo veramente un sacco i cartoni animati, e ce n'era uno che lo guardavo tutto il giorno, che erano i Looney Tunes e i Baby Looney Tunes, che poi sono arrivati dopo. Quindi oggi volevo fare un quadro ispirato proprio a questo cartone animato, perché mi ricorda il Natale, mi ricorda di quando ero piccolino. Quindi fratellini, io spero che vi piaccia questo video, andiamo a vedere come si fa questo quadro. Cominciamo come sempre dallo spiegare che cosa ci serve per questo lavoro. Ci servono i nostri cartoncini che abbiamo comprato su Amazon, neri. Mi raccomando, state attenti a non graffiarli, perché sennò ovviamente uscirà il colore. Ci serve una tavola di legno, la mia è abbastanza spessa ma serve anche sottile, non c'è problema. Il nastro bioadesivo, ok, una matita e una chiave. Dopo che abbiamo visto tutto il necessario, passiamo subito ad incollare i nostri cartoncini sul pezzo di legno con il nastro bioadesivo. Non appena avrete un risultato come questo, e che quindi siano tutti incollati precisi, non ci resta che prendere la nostra matita e cominciare a fare tutto il disegno, senza ovviamente calcare. Attenzione! Finito il disegno con la matita, non ci resta che prendere la nostra chiave e ricalcare tutte le linee.
A questo punto del video mi sento di consigliarvi di mettere qualcosa sotto al vostro tavolo da lavoro, perché io mi sono ritrovato con una scatoletta piena di questa polverina nera, che ovviamente è lo scarto del mio disegno. E ho pensato, cavolo, potrei fare magari un video dove realizzo o cerco di fare un'opera d'arte con questa polverina, no? Magari prendo un foglio bianco, ci metto sopra la polvere e provo a fare qualche disegno. Però poi ci ho pensato, ho detto no, magari è una cosa un po' troppo fuori dalla mia portata, rimaniamo coi piedi per terra e continuiamo con il nostro quadro, facendo qualcosa di personale e andando a mettere un po' di pianeti, visto che lo sapete che li adoro, come sfondo ai nostri Looney Tunes. Finalmente l'ho finito, devo dire che non ci ho messo neanche tanto, ci ho messo un paio d'orette a farlo, mi piace un casino, raga, mi piace veramente troppo, guarda che bello, poi Daffy Duck così, super fluo, super colorato, mi piace un botto, poi ci ho messo un po' di pianeti, un po' di stelle, perché ovviamente sono fissato con i pianeti, con le stelle, con lo spazio. E niente, fratellini, se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollicione in alto per me e Woody, iscrivetevi al canale, attivate la campanella che tutti i venerdì usciremo fuori con un nuovo video e una nuova opera d'arte. Grazie mille a tutti quanti e buon weekend, settimana prossima, baci!